Nessuno mi ha chiesto ai cittadini di Manfredonia se davvero volessero il deposito GPL più grande d'Europa nel salotto di casa. Nessuno gli ha mai chiesto se davvero questo deposito doveva nascere vicino alla base militare a Mendola, sito della NATO. Nessuno gli ha mai spiegato perché il governo definisca strategico un deposito privato, nonostante il governo italiano non avesse mai redatto un piano energetico nazionale. Sono queste le accuse che il Movimento 5 Stelle lancia nei confronti di amministrazione comunale, regione e Ministero dell'Ambiente. Ad arma forte la protesta dei 5 Stelle e la presenza del vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio. Io sono contro questo impianto, il Movimento 5 Stelle è contro questo impianto, uno perché non si sono coinvolti i territori quando si è decisa questa cosa e quindi i cittadini vedono ancora una volta calare una decisione così importante per la loro sicurezza sul territorio senza essere interpellati. E seconda cosa, perché lì ci sono degli impianti che potrebbero essere un pericolo per l'installazione dell'impianto stesso e per gli effetti che potrebbe avere. Per come la vedo io, il Ministero non può fare questa cosa, non può assolutamente avallarla e noi presenteremo una diffida al Ministero, che è una diffida che ha valore legale e che faremo valere in tutte le sedi giudiziarie italiane se il Ministero, la Regione e a livello nazionale si ostineranno a realizzare questo impianto. Dall'amministrazione comunale fino al ministero, passando per la regione Puglia, nessuno ha mai chiesto a quella comunità cosa ne pensasse davvero di un'opera che mette a serio rischio la salute di migliaia di famiglie. È nata una resistenza civile, per ora fatta con atti giudiziari, ha spiegato durante il convegno Luigi Di Maio. Abbiamo avviato le diffide giudiziarie per fermare questa follia, difenderemo la nostra gente in tribunale.